Questo video illustra come realizzare un esperimento per la determinazione del calore specifico mediante un sistema online Pasco Science Workshop. Per realizzare l'esperimento avete bisogno di un'interfaccia 500 o superiore, un sensore di temperatura, il vostro campione metallico 50 o 100 grammi come massa consigliata, un cordino di lunghezza opportuna per poterlo tirar fuori dall'acqua bollente, un contenitore non necessariamente isolato dal punto di vista calorimetrico con dell'acqua a temperatura ambiente, consigliamo il doppio della massa del metallo almeno, eventualmente un fondo di polistirolo per isolare il fondo del recipiente, un beaker in cui far scaldare dell'acqua e il fornelletto per scaldarla, oltre ovviamente al computer su cui far girare il software. La procedura sperimentale è abbastanza semplice. Viene fatta bollire dell'acqua e il campione metallico viene tenuto nell'acqua bollente in modo che si trovi in equilibrio, cioè alla temperatura di ebollizione. Viene poi spostato rapidamente nell'acqua fredda, di cui viene misurata la temperatura che ovviamente sale. Raggiunto l'equilibrio, da una serie di calcoli si ricava il calore specifico del metallo di cui è composto il campione. La procedura sperimentale che qui useremo sfrutta alcune delle caratteristiche dell'online, in particolare la rapidità di misura, ed utilizza quindi un solo sensore. Prima di cominciare, misurate accuratamente quanta acqua c'è nel contenitore dell'acqua, diciamo fredda. Vi conviene naturalmente scegliere un valore intero. Noi abbiamo scelto 200 grammi d'acqua. Dovete anche essere sicuri che ci sia abbastanza acqua nel contenitore per sommergere completamente il campione quando vi viene immerso. Questo è essenziale ai fini di una buona riuscita dell'esperimento. Utilizzeremo un solo sensore di temperatura collegato al canale A dell'interfaccia. Per predisporre il software, trascinate l'icona che rappresenta i sensori analogici sul canale A. E dalla lista che compare scegliete sensori temperatura. Ok. Il software per default fa 10 misure al secondo, valore che va bene per questo esperimento. Per vedere i dati durante la raccolta, prendete un indicatore digitale, collegatelo al sensore. Questo vi mostrerà, al momento opportuno, la temperatura della sonda. Immergete il campione nell'acqua sul fornelletto e accendete il fornelletto stesso. Accertatevi che la cordina rimanga in una posizione facile da estrarre e non si incendi. Quando l'acqua comincia a bollire, aspettate ancora un paio di minuti per accertarvi che il campione arrivi a essere perfettamente isotermo con l'acqua bollente. A questo punto, cominciate a misurare. E ponete il sensore appunto nell'acqua bollente. Occorrerà una manciata di secondi, circa 20, perché il sensore raggiunga l'equilibrio con l'acqua bollente. La temperatura di ebollizione dell'acqua di rubinetto difficilmente è 100 gradi, tipicamente qualcosa meno. Poi spostate il sensore nell'acqua fredda. Anche qui raggiungerà l'equilibrio abbastanza rapidamente. Il computer intanto sta sempre registrando. Quando la lettura è ragionevolmente stabile, cioè il sensore è in equilibrio con l'acqua fredda, spostate rapidamente la massa nell'acqua fredda. Subito dopo lo spostamento, agitate l'acqua fredda col sensore e con la massa stessa. Continuate ad agitare guardando la lettura sul computer fin tanto che non vedete la temperatura stabilizzarsi o cominciare a scendere perché il calorimetro perde nell'ambiente. Quando siete certi di aver superato l'equilibrio, terminate la raccolta ed esaminate i vostri risultati col grafico. Prendete l'icona grafico ed attaccatela al sensore di temperatura. Massimizzate. Col tasto Sigma riservate una zona per le statistiche ed autoscalate. Leggere questo grafico è abbastanza semplice.
All'inizio il sensore era fresco, temperatura ambiente, è stato posto nell'acqua bollente, ha raggiunto il plateau della temperatura di ebollizione, poi è stato messo nell'acqua fredda, questa è la temperatura dell'acqua fredda prima dell'immersione del corpo, e questo salto è quello che ci interessa in tutto l'esperimento. Da questo grafico possiamo ricavare tutto quello che ci interessa. È sufficiente selezionare dalle statistiche media e andare a vedere la temperatura dell'acqua fredda, la leggete in alto a destra, la temperatura di plateau di equilibrio dopo l'immersione del corpo, la temperatura di ebollizione. Per avere risultati più precisi potete prendere l'icona lente di ingrandimento, ingrandire una parte che vi interessa e fare lo stesso procedimento, quindi ottenere la media degli ultimi punti prima dell'immersione del corpo e ottenere la media attorno al plateau dopo l'immersione del corpo. Per tornare a rivedere tutto il grafico è sufficiente autoscalare di nuovo. Ripetiamo, lente di ingrandimento, ingrandite la zona che vi interessa, per esempio la temperatura di ebollizione, selezionate attorno ai punti che vi interessano e leggete qui il valore. Ora è solo questione di qualche calcolo. Il calore assorbito dall'acqua, prima riga, è dato dalla massa dell'acqua per il calore specifico dell'acqua per la differenza di temperatura dell'acqua, cioè dalla temperatura ambiente alla temperatura di equilibrio. Questo calore è uguale al calore ceduto dal campione, quindi massa campione moltiplicato il calore specifico del campione per la differenza di temperatura che ha subito il campione, cioè dalla temperatura di ebollizione alla temperatura di equilibrio. Risolvendo in funzione del calore specifico del campione e ricordando che il calore specifico dell'acqua è unitario, si ha la formula sotto. Il valore cercato è massa acqua per la differenza di temperatura dell'acqua diviso massa campione per la differenza di temperatura del campione. Su questo stesso disco o nel sito della Eli Italia trovate il file calspatch.sws dove è accuratamente descritta questa procedura e vi sono diversi risultati numerici. Per qualsiasi informazione contattateci. I nostri servizi tecnici e commerciali sono a vostra disposizione.